Amazing mini Mario toy. Hurry, buy. Bananas. Mini Mario toy. It walks, it talks, it says, mamma mia. Each one comes in its own crystal ball. Collect one, collect them all. Be the first one on your block to own the amazing new mini Mario toy. Hurry before they're all sold out. Hurry, buy one, buy them all. Buy them all. Buy them all. Buy them all. Let's go! Benvenuti, ovetti, nel mio nuovo Let's Play di Mario vs Donkey Kong! Woohoo! Premiamo L, premiamo R, e non voglio neanche raccontarvi dell'odissea che ho dovuto fare per registrare questo video. Ho un PC nuovo, però ne riparleremo. Giocheremo nella modalità classica. Giochi Mario S.P.A. Mondo 1. Oh, stop, come back! Siete pronti? Ditelo insieme a me, c'era nella demo! Oh sì! Perché vi ricordo che esiste una demo di Mario vs Donkey Kong per Nintendo Switch sul Nintendo eShop e abbiamo già giocato ai primi livelli. Non i primi tre livelli, abbiamo visto il livello 1, il livello 3 e il livello 5, completamente a caso. Comunque è possibile prendere oggetti con il pulsante X. Vorrei anche ricordarvi, questo sarà un let's play al 100%. Inoltre, è in semi-blind. In passato ho già giocato a Mario vs Donkey Kong per Game Boy Advance. Tuttavia, non mi ricordo quasi nulla, se non appunto alcune tecniche come questa, questa e questa! Oppure questa, sono le tecniche di salto avanzate. Però, sì, i puzzle mi sfuggiranno ogni tanto. Per questo primo episodio completeremo il mondo 1, almeno ci spero. E stiamo attenti agli Shy Guy, non toccateli da lato. E prendiamo il nostro primo Mini Mario Toy! Buy them all! Buy them all! Perfetto! Vedremo spesso questo perfetto, e ci saranno alcuni momenti dove non vedremo questo perfetto. Comunque, adesso possiamo passare al livello 2, che non abbiamo visto dalla demo, mi raccomando. Oppure possiamo passare al livello 3 direttamente. Ovviamente non lo faremo. Nel frattempo vi racconto dell'Odissea. Ho un PC nuovo, l'ho detto prima, è estremamente funzionale. Suppongo che vi interessino le specifiche tecniche, che però non vi dirò, almeno non in questo video. Tutorial, interruttore colorato che si può premere per far spawnare cose. E eccolo qua, Hammer! È bellissima come canzoncina. Suppongo sappiate da dove proviene questa canzoncina, vero? Ci manca comunque ancora un regalino, che sta là sotto. Premendo l'interruttore rosso posso andare a prendere quest'altro martello, per poi colpire l'olio, per poi prendere la chiave e fare qualche altra cosa. Premendo inoltre il pulsante X è possibile lanciare in aria il martello. E se l'effetto martello non è ancora scaduto, è possibile riprenderlo al volo per riutilizzarlo istantaneamente. Cosa che sicuramente servirà più avanti, ma non ora. Wee-hee!
Bene, abbiamo dei fiammelli laggiù. Però posso prendere questo barile, saltare qua, lanciarlo sullo Shy Guy e se sono abbastanza veloce da non farmi bruciare, perfetto, posso correre verso l'ultimo regalino e verso il Mini Mario. Attenzione però perché, esatto, sto provando a saltare, non è possibile saltare quando avete il martello. Attenzione, quindi bisogna per forza lasciarlo e prendere il Mini Mario Toy. Bananas. Triplo regalo e triplo Mario su schermo, però non Mini Mario. Ora lo prenderemo perché andremo subito nel livello 3, figuratevi. I Mini Mario mi ricordano vagamente gli Amiibo per una certa cosa che tra poco vi racconterò. Di nuovo, insieme a me, c'era nella demo. Si parte. Tutorial. Volteggio e salto, perché possiamo appunto volteggiare e saltare. Perché ho citato gli Amiibo? Intanto sì, posso usare adesso tecniche di salto un po' più avanzate per sbrigarmi, visto che il livello l'abbiamo già fatto. Attenzione però comunque a non toccare le spine, perché è morte istantanea. Allora, Donkey Kong si sta comportando un po' come si sono comportati tutti quanti appena sono usciti gli Amiibo. Gli Amiibo sono andati subito a ruba, non li hanno ristampati per un sacco di tempo, aumentandone di davvero tanto il loro valore, e alcuni letteralmente costavano troppo. Io volevo un Amiibo di Shulk all'epoca, costava 60 euro la prima stampa. L'hanno fortunatamente ristampato, quindi almeno ci sta come cosa. Però, sì, la situazione Amiibo, almeno per quelli più rari, è stravagante a dir poco. Comunque, attenzione a questi Shy Guy. Dobbiamo ancora prendere l'ultimo regalo, che sta laggiù. Forse ho fatto un po' male, perché devo andare qua, prendere questo barile. Forse posso fare un salto direttamente dalla scala, perfetto. Lanciarlo qui, prendere il regalino, non riprendere il barile. Posso anche ignorare questi Shy Guy, e li ignorerò, per fare un bel saltone. No, un bel... saltone e prendere il Mini Mario. La cosa più bella è che mentre registro è estremamente presto, la mattina del 16 del day one, quindi potrei svegliare qualche mio vicino di casa, speriamo di no, spero sinceramente di no. Nessuno fino ad ora si è lamentato, anche quando registravo tardi. Livello 4! Dovrei forse parlarvi del fatto che una delle novità di questo gioco, della versione Switch intendo, è la possibilità di giocare in, più giocatori. In locale sfortunatamente, ma è così. Vero. Scusatemi, ho preso il regalo nella maniera non intesa. Comunque, si prende così. Possiamo abbassarci premendo giù, z, basta. Ok, scusatemi, ma ogni tanto speedrunno. Non neanche così tanto. Importantissimo però, dopo un po' la chiave despawna. Quindi se non la riprendete in tempo dovrete andarla a riprendere dove l'avete presa inizialmente. È una meccanica che vedremo più usata negli ultimi livelli. Comunque, scorrimento schermo, tieni premuto R per far scorrere leggermente lo schermo. In questo modo possiamo vedere dove sono i vari regali, dove sono le varie cose. Indovinate un po'. Non bisogna toccare le cose elettriche, altrimenti saranno dolori. No, fermi. Aspetta che mi sa che respawna il coso elettrico se non sto attento. Esatto, perfetto. Fammi prendere il regalino. Ne manca uno però, quindi... andiamo giù. Scendiamo per di qua. Devo fare qualcosa? No, non devo fare niente. Basta andare qua. Prendo il regalo e basta così. Bisognerebbe stare attenti al nemico che si nasconde nel barile, ma pazienza. E giusto, possiamo anche andare a sinistra e a destra quando siamo sul cavo. Adesso salto volante. Andiamo giù. Facciamo un bel swish and flick. Mini Mario ottenuto. Wingardium Leviosa. Perfetto. E siamo a 4 Mini Mario. Dalla demo non si è capito, ma ne servono 6 per sbloccare tutto. Oh, che cos'è questa roba? Sembra che io possa prendere una vita extra andando qui. Non mi interessa, andiamo nel livello 5. Ed è in effetti importante vedere se quella vita bonus resta nel... com'è che si chiama?
nel livello 3, una volta fatto un altro livello. Lanciare in alto. Sbaglio o non serve quasi a niente lanciare in alto questo barile nello specifico? Cioè, lo posso fare, eh? Posso fare anche così, se è per questo. E colpire lo Shy Guy, ma... Ma... Comunque, regalino ottenuto. Adesso torniamo su. Certo, se non vi interessano i regalini, è un po' inutile andare su un'altra volta. Devo cliccarlo, vero? Sì, ok. Altrimenti non posso andare a prendere la chiave. Quindi prendo la chiave, torniamo qui. Abbiamo già visto questo livello perché c'era nella demo. E da adesso in poi, a parte un altro livello, niente più è della demo. Quindi vediamo un po' dove sono gli altri due regalini, che adesso non ricordo. Adesso ricordo, perfetto. Prima di andare da quel punto interrogativo, prendiamo il regalo. Allora, mi dici che posso, esatto, saltare e lanciare. Non che serva tanto, però... Oh! Dolore. Giusto. Se vi colpiscono con un oggetto in mano in questo modo non perderete vite, ma di solito è una vita persa, quindi attenzione. Bene, ora, addio. Andiamo qua. Abbiamo un bel regalino da prendere, quindi addio. Ridammi il martello. Altrimenti come faccio a colpire gli Shy Guy? Da notare che gli Shy Guy, quando avete il martello, si spaventano e corrono molto più in fretta. È divertente, anche perché tecnicamente non sono neanche Shy Guy, sono Toy Shy Guy, che non contano come Shy Guy. Ce la faccio? Ce la faccio! Whee! Datemi un 1, un 2, un 3 e un bel perfetto. Non so perché sto facendo così, però sono... C'ho sonno. Ho molto sonno e ho dovuto bere un bel po' di caffè per cominciare a registrare. Almeno ho risolto il problema della registrazione ieri sera. Mi spiace, Donkey Kong, non la passerai liscia. Here we go! Col tutorial, salto in rovesciata. L'abbiamo già visto prima ed è molto comodo e pratico. Grazie mille. Altro tutorial. Doppia rovesciata. Basta premere giù, pulsante A. Io utilizzo il pulsante B. È la stessa cosa, mi raccomando. Ha lo stesso utilizzo. Bene. Ora, se riesco a stare attento alla creatura di mattoni, dovrei anche andare a prendere quel bellissimo regalino. Risolvendo un puzzle per niente difficile, ma bene così. Allora, premiamo adesso il pulsante rosso per liberare il passaggio. E basta. Non so se avete notato una cosa. Camminare sulle mani. Mentre cammini sulle mani, gli oggetti che cadono non ti danneggiano, quindi flip! Ah, vero, però se non clicco il pulsante... Ok. Il livello 3, che prima aveva una stella, per il completamento intendo, ora non ha più una stella di completamento, quindi... Devo premere questo e poi premere questo. Bene. Quindi vuol dire che tecnicamente è un livello diverso. Vuol dire che devo farlo per forza. Quindi prima di andare dal boss, spoiler, c'è un boss, andremo un'altra volta nel livello 3 a vedere che cosa è cambiato. Mi spiace, sono immortale. Oddio, non siamo immortali? Ma sembra che gli stivali di Mario siano estremamente resistenti. Capovolta all'indietro, eccoci qua. Quindi pronti? Wahoo! E... Wahoo! Occhio però a non toccare lo Shy Guy. Mi sto sgolando questa mattina. Non dovrei sgolarmi. Pazienza. Allora, dov'è l'ultimo regalo che non lo vedo? R? È laggiù. Ok, quindi è dietro i barili d'olio. Non credo ci voglia così tanto per raggiungere quella zona. Quindi solamente per sfizio vediamo se riesco a beccare... Ok, non ce l'ho fatta, pazienza. Un bel salto. E se prendo il martello, abbiamo praticamente già finito. Quindi olio per due. Prendiamo il regalo e Mini Mario Toy! Uno, due e tre. Abbiamo tecnicamente completato il mondo 1, ma adesso andremo a fare le cose bonus e il boss del mondo 1. Per prima cosa, eccolo là, il livello Mini Mario, però la vita extra. Come funziona? Perché non me la ricordo della versione Game Boy Advance. Oh, ah. Abbiamo 30 secondi, si parte. Prendo la chiave, anzi non la prendo per niente perché devo andare prima qua sopra. Fare un bel twist, salire qui, fammi salire per favore, ok? Abbiamo poco tempo, bisogna usare tutte le tecniche supreme di salto qui, almeno sembra. Oh, mi vuoi trollare, perfetto. Ora, abbiamo finito. Ah!
Non credo che servano così tante vite. Però ho fatto bene a mostrarvi una cosa bonus. Ora andiamo nel livello Mini Mario Toy. Let's go, little guys! E questa è l'ultima cosa vista dalla demo. Dobbiamo prendere tutti quanti i blocchi lettera che formano la parola toy, che vuol dire giocattolo, spoiler. Quindi direi di sbrigarci un po'. I Mini Mario vi seguiranno automaticamente, ma dovete muovervi in maniera intelligente, altrimenti non verranno sopra. Era ed è una cosa che dà fastidio anche nella versione per Game Boy Advance. L'IA è puntata per il seguire Mario, punto. Quindi se Mario si gira, si gireranno anche i Mini Mario. Abbiamo tutti e 6 Mini Mario, possiamo andare dal boss. Uno, due, tre, quattro, cinque e 6. Perfetto, la perfezione dell'esagono. Tutti quanti sanno che l'esagono è la migliore forma geometrica. Dai, 2D, 2D. Comincia la battaglia boss contro Donkey Kong. Attenzione a quello che... esatto, che preme, perché potrebbe trollarvi. Tuttavia, basta colpirlo. Ha 4 punti vita. E devo stare attento a quello che cade, perché se ci cade in testa, sì, sono dolori per noi. Posso per caso fare così? No, non posso lanciarglielo in aria in questo modo. Quindi prendiamo il barile. Attenzione alla catena. La vedo. Perfetto. Potresti premere un bel pulsantino. Grazie. Ecco il prossimo barile. Vediamo un po'. Dovrebbe attivare quello... ok, guarda, se non attivi niente è meglio per me. Un punto vita resta. Questo è il primo boss, mi raccomando, quindi ovviamente è più facile. Ah, vero, devo mettermi così, vero? Ah, no. Perfetto. Grazie del barile. Grazie della piattaforma. Addio. Livello 1 di K. Abbiamo tutti e 6 Mini Mario. Abbiamo finito il boss senza prendere danno. Perfetto. Oh yeah. Congratulazioni! Hai completato il mondo. Giochi Mario S.P.A. La giungla di Donkey Kong. Mondo 2. Che vedremo però nel prossimo episodio. Quindi, see you next time, baby!